Ciao a tutte, a tutti e a tutto, questo è D'Arte di Parte, il podcast di Prospettiva 2030, il progetto di Arci il Barrio APS, finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In questo podcast vi faremo scoprire tutte quelle soggettività artistiche che attraverso la loro arte veicolano dei messaggi molto importanti che noi ovviamente supportiamo e promuoviamo. Io sono Iola. Io sono Federica. E adesso, con questa premessa, abbiamo con noi collegata un ospite molto importante per me, un artista. Lasciatemi presentare, al meglio questa artista. Si chiama Maya, in arte Anafem, classe proletaria 1996. Lei si definisce una terrona, un antifascista e soprattutto un attivista antispecista. Senza ulteriori indugi, facciamola entrare, regia. Ciao Maya! Ciao! Ciao Radio Barrio, ciao a tutti! Come stai Maya? Dove ti trovi? In questo momento sono fuori dalla Calabria, sono a Napoli. Sto molto bene, sono in fase di ripresa mi sento molto piena di gioia e di amore, con tanta voglia di dare amore. Noi di questo non possiamo... per questo invito e per avermi invitata a questa trasmissione. Grazie a te innanzitutto di aver partecipato. Io sono tanto tanto curiosa di farti tantissime domande, perché sentendo appunto le tue canzoni, perché Maya è una rapper, mi sono imbattuta in questo bellissimo, secondo me, termine, vedendo appunto le varie attività che hai fatto anche in giro per l'Italia, e ho letto appunto transgender militant rap. Ci puoi spiegare cosa significa questo diciamo genere musicale? Un genere dentro il genere. Esatto. Allora partiamo appunto dal fatto che io mi identifico come una persona trans, come una donna trans. Sui generis, nel senso che almeno per il momento, per come appaio alla società, per come vengo percepita, no? Non rispetto, anche per questo che mi è stato anche detto più volte, in modo ovviamente offensivo, però non rispetto certi canoni, non rientro in un certo binarismo, vi dicendo. E io attraverso la musica, cioè le rime che mi metto a scrivere, che per me è sempre un momento, diciamo, collettivo, la scrittura non è mai individuale, inevitabilmente abbiamo perso il tuo audio. Scusate. Fa niente, inevitabilmente porto il mio corpo, la mia esperienza anche come persona trans, appartenente a una comunità che giorno dopo giorno si fa sempre più presente, più visibile anche per la mia persona, e quindi poi si va a reinserire all'interno dei testi che vengono fuori, insomma, dopo momenti sempre molto intensi, sia che siano di dolore, sia che siano di amore, di gioia o di rabbia. Quindi è transgender militant, appunto perché musica, cioè il mio tipo di rap è un rap che è molto politico, molto sociale, in quanto ne sento la necessità di parlare di determinate cose, di cercare di andare a rompere certe barriere, certi momenti di adagio su certe questioni, su certi argomenti. Penso che la musica, da questo punto di vista, così come mi hanno insegnata tradotti anche gli Assalti Frontali, 99 Posse o anche Tupac, i Public Enemy, sia uno degli strumenti di liberazione, di emancipazione, anche di ritorno a fare comunità, più potenti che noi esseri umani abbiamo. Anche per questo, insomma, appunto, che mi sono innamorato dell'hip hop come cultura, e sento di farne parte, anche se vado in qualche modo anche ad irromperne un po', cioè a romperne un po' gli schemi o comunque i criteri fissi.
Questo termine l'hai coniato tu? Come? Il termine con cui definisci il tuo genere, l'hai coniato tu o era... Viene anche utilizzato, insomma, sì. Ah, ok. È nato da, cioè, è nato a Cosenza anche. Comunque la prima volta che l'ho utilizzato è stato in occasione di un'esibizione a Cosenza, quando ho avuto il piacere e la fortuna di aprire una band statunitense, punk hardcore, che sono gli MDC, perché è un acronimo, spesso e volentieri cambio, ma uno dei tanti Sì. significati è Millions of Death Cops, cioè milioni di cops morti, insomma, no? È stato molto bella quell'esperienza lì a Cosenza. Ringrazio ancora Mad Production e Auditorium Popolare per avermi dato spazio e la possibilità di esibirmi in quella serata. E insomma, è nato lì, appunto perché come descriviamo, come non descriviamo, cioè come etichettiamo un po' la cosa, e poi è uscito questo termine. Che appunto io l'avevo anche già sentito in altre forme, in altri spazi, diciamo mi ci rispecchio molto alla fine. Certo, sì, ma dà proprio effettivamente quel messaggio, no? Di militanza attraverso la musica. E infatti, no, cioè, il fatto di accostare, no, il genere hip hop, io non sono una grande esperta, però il fatto che l'hip hop e il freestyle, no, sia nato in una situazione, cioè non solo come si è nato, ma si è andato ad evolvere, no, in quelle che sono dinamiche di insulti, sessismo, frasi omofobe, cioè diciamo che è sempre stato quell'ambiente lì. Andare a sentire invece appunto del transgender militant rap che è rap, è hip hop, cioè fa veramente è un'altra situazione nel momento in cui veicola dei messaggi che effettivamente sono veramente da far sentire a tutto. È una cosa secondo me molto molto importante. Anche per i temi, no? Che vengono affrontati nelle canzoni. Ovviamente poi vi faremo ascoltare assolutamente Maya, ma intanto volevo chiederti, Maya, quali sono, diciamo, le tematiche che affronti di più, nei tuoi testi? Allora, al momento sto per lo spettacolo, diciamo, e la performance che sto portando in giro. Parlo ovviamente di anarchia, parlo di resistenza, parlo anche ovviamente di sfruttamento animale, della questione animale, così come parlo cioè, di come mi vivo il mio essere trans o il mio orientamento sessuale. Per esempio, faccio un piccolo spoiler su questo. Spoiler, Primo, spoilerà. fra qualche mese, non dico quando, uscirà un EP che sto facendo insieme ad un artista bellissimo che si chiama Young Paninaru, che consiglio Young Paninaru appunto sulla traccia. col quale ho già collaborato in passato nel suo album Hyperburger, in una traccia sul cyberfemminismo, e Araway. ora siamo esatto. E ora stiamo facendo insieme questo EP, in cui ci sarà questo pezzo, di cui vi riporto appunto ora il ritornello, che fa "Sono Frocia, e mo che cazzo vuoi? Dai, scegli uno di questi miei sex toys. Fai troppo il macio, amore mio, dai che c'è, il problema non ce l'hai con me, ce l'hai con te." Quindi, tra questi Esattamente. pure, no? Tutta la violenza comunque che a noi persone non cis, non etero arriva. Cos'è, come se dovessimo rispettare appunto dei criteri, no? I binari e certi comportamenti, facendoci passare per sbagliate o per avere qualcosa di sbagliato noi, quando il problema le persone che buttano violenza Certo. su di noi non ce l'hanno letteralmente con noi, ma ce l'hanno con se stesse, no? Fatto tutta quella repressione per quanto riguarda la sessualità, anche la violenza stessa del genere, che non, magari non avendo la consapevolezza del fatto che sia un costrutto sociale, che ci si può giocare in un certo senso, così come lo si può decostruire, si può anche non accettare, no, le cose, si può fare anche altro. Ma finché non vedi e non pensi che sia possibile questo, spesso e volentieri accumuli tutta quella violenza che poi fuoriesce, non viene canalizzata, non vedi qual è effettivamente il problema che c'è lì dentro.
fai cose che non dovresti fare, insomma, e poi lì trovi una marea pronta a difendere la propria comunità, fortunatamente. Assolutamente sì. E stando proprio su questo tema di cui tu stavi parlando, tu personalmente ti sei mai trovata in situazioni di freestyle anche o comunque generali dove hai ricevuto questo tipo di commenti magari sessisti e via dicendo? Sì, a voglia, a voglia. Ma il fatto è che da una parte spesso e volentieri non c'è neanche volontà, paradossalmente, nonostante stiamo parlando di una delle culture per me più belle che si siano andate a manifestare nel mondo, spesso e volentieri non c'è neanche la volontà di ascoltare. Devi sempre quasi dimostrare di essere più forte, più quello, più quell'altro, e solo dopo puoi ottenere il rispetto che dovrebbero darti già a prescindere come persona, no? Mm-hmm. E su questo sì, o comunque spesso e volentieri quando mi sono ritrovata in situazioni di freestyle vengono fuori poi delle rime sessiste, abiliste, razziste, cioè ne escono di ogni. Io mi sono ritrovata spesso ovviamente poi in conflitto, no? Mi sono fatta avanti, mi sono esposta, a volte con le rime magari, altre volte invece parlando semplicemente e portando della rabbia. Consapevole sì del fatto che comunque fare freestyle non è una cosa molto semplice, non è facile, devi essere veloce, no? A pensare, a trovare la rima giusta, a far suonare quello che stai dicendo. Allo stesso tempo penso che comunque come persone che a cui piace e che sono all'interno di un certo tipo di cultura come quella hip hop, che non può essere slegata dalle sue radici, afroamericane, no? Sì. E quindi di per sé è una cultura antirazzista, no? Sì. E di conseguenza tutta un'altra serie di lotte sociali che già negli anni 70-80, quando si è andata a sviluppare negli Stati Uniti, già incorporava dentro di sé. Ho provato ovviamente, no, a parlare con le persone con cui mi imbattevo in queste situazioni. A volte ho trovato delle persone che ascoltavano e che avevano voglia di comprendere. Altre volte invece, così come in tantissimi altri campi o altre situazioni, molte volte le persone si mettono poi in posizione di difesa, si arroccano, sì. Pensano che tu li stia prendendo sul personale, sulla interezza della loro persona, quando in realtà magari appunto le parole, il comportamento, l'atto in sé. E quindi risulta molto difficile poi riuscire ad averci un confronto, quantomeno riuscire ad arrivare a una comprensione di quello che sta succedendo. Certo. Perché c'è sempre, no, la tendenza poi a minimizzare. Sì. Soprattutto perché molte esperienze, molte cose, certe persone, visto che la maggior parte della scena hip hop italiana, ma anche in Calabria, eccetera, sono maschi cis etero, è difficile giustamente che dal loro privilegio, no, riescano, sì, a comprendere, a vedere quello che una persona che non fa parte di, che non ha quei privilegi lì, invece vive. Cosa che per me, per esempio, l'hip hop, io sono una persona bianca, sì, sono terrona, quindi subisco un certo tipo di discriminazioni che ovviamente non può essere mai lo stesso di quello che subisce una persona razzializzata, ma io da persona bianca con l'hip hop devo avere per forza di cose una relazione di consapevolezza. Non posso mai prescindere dal fatto che quella musica sia nata in un certo contesto, sia nata da un certo tipo di persone, con un certo modo di fare, pensieri e appunto valori culturali. Mi sentite? Sì. Ok. E deve essere sempre presente questa, cioè la storia e le radici. Certo, poi noi possiamo dare dei frutti in qualche modo, no, che siano nostri, particolari, unici, ma allo stesso tempo non possiamo prescindere, non dobbiamo prescindere da come è nata questa cultura e dal perché. Certo. Per me, per esempio, cioè, per quello che ho imparato, non solo dalle canzoni, ma anche da alcune letture, dalle interviste che ho letto o che ho sentito, l'hip hop nasce in risposta a tutte quelle politiche neoliberiste, a quelle politiche razziste, a quelle politiche che andavano a smantellare e a
distruggere il tessuto sociale di un certo spazio, di un certo luogo, di una certa comunità. E l'hip hop è una, diciamo, una resistenza che queste politiche hanno trovato e hanno in qualche modo creato, che invece tende a fare l'opposto, tende a rimettere insieme tutti quei pezzi, con tutte le difficoltà ovviamente, le contraddizioni che ci sono, che ci sono state. Però appunto uno dei valori principali dell'hip hop per me è proprio la pedagogia comunitaria, il fatto di ricordarci che siamo tutti sulla stessa barca, no? In qualche modo, tranne alcune persone che stanno sullo yacht. Sì, è vero. C'erano le barche e barconi. Esatto. No? Ma comunque che apparteniamo, cioè c'è chi si vive una certa esperienza e quindi molte altre persone se la vivono, ma magari non riescono a dargli forma, non riescono a dargli un'immagine, chiarezza. E attraverso l'hip hop si è riuscito a fare anche questo. Si è riuscito a ritrovare un senso anche di comunità lì dove certe politiche invece cercavano totalmente di spezzarle. Assolutamente sì, ma poi penso che anche la tua musica, la tua testimonianza, questo hip hop, questo rap, questo tipo di freestyle, tutto questo porti, no, alle persone che ascoltano la tua musica, che vengono alle iniziative, che in qualsiasi modo arrivano in contatto con te, no? Riescono ad arrivare a un percorso magari di decostruzione anche su questo, anche sull'ambiente, no? Hip hop, anche sull'ambiente, di fare, come hai detto tu, una consapevolezza, certo, però questa consapevolezza poi porta a decostruirsi nell'ambiente in cui diciamo che frequenti. Io so che hai fatto anche delle laboratorie di freestyle, sì, in Italia, diciamo, sì, per curiosità, in che cosa consiste una laboratoria rap? Ma diciamo, è stata la mia prima esperienza qui a Napoli, in una casa occupata transfemminista, separata, e diciamo, io me la sono immaginata appunto come momento sia ovviamente di riflessioni e di approfondimento sulle radici, come parlavo prima, insomma, di questo tipo di cultura, e anche come momento di cura. Perché attraverso le rime appunto possiamo riuscire a ricreare degli immaginari, a buttare fuori alcune sensazioni che ci portiamo dentro, no? E anche appunto a divertirci, nel senso di prima, no? A livello di comunitario, trovare dei modi di scrivere o di approcciarci a degli oggetti o a delle persone, a delle storie, in modo tale da entrarci dentro per poi in qualche modo anche perdersi, tornare fuori e vedere che cosa è successo, e creare appunto delle relazioni di questo tipo, cioè far venire fuori anche il proprio lato ironico, il proprio lato triste, o quello che sul momento si prova. Per me è anche un momento in cui si ha la possibilità di venire in contatto con le proprie emozioni più intime, più nascoste, e nel momento in cui si fa una laboratoria, visto che a me preme soprattutto la dimensione collettiva, è anche un momento appunto di confronto, di crescita e di anche di conflitto a volte. Tornando appunto alla laboratoria che ho fatto qua a Napoli, io ho trovato, vabbè, delle persone ovviamente che sono stra belle, che mi hanno dato un sacco di energia e di amore diciamo dal primo giorno che le ho conosciute, e quel giorno diciamo che ci siamo ritrovati in una dimensione particolare in cui molti di loro non si erano mai ritrovate, e ed è stato bello come sono venute fuori tante cose in comune, tante risate, tanta presa bene, certo, che è anche una delle cose belle di sta cultura. E ritrovarsi, e quindi, no? Questa sensazione di ritrovarsi senza essersi mai conosciuti, o comunque conosciuto, cioè è una sensazione abbastanza
difficile da spiegare, credo, però hai comunque, secondo me, diciamo visivamente hai rappresentato bene quello che è, quella che è stata l'emozione, no? Del effettivamente aprire, non dico aprire gli occhi, però è quando non sei magari più abituato ad avere un approccio con delle persone, quindi magari dai quasi, non dico per scontato, però è come se appunto non avessimo più quella speranza che invece aprendoci ci rendiamo veramente conto che siamo collettività, siamo frutto della collettività e dovremmo dare altri frutti, no? Di collettività. A me colpiva tanto una cosa che ho letto tempo fa, che avevi scritto sul tuo canale Telegram, diciamo Maya ha un canale Telegram dove pubblica la sua musica, che dicevi che la tua musica era per tutto, nel senso la tua musica non era per tutto, è di tutto, nel senso è collettività, non è solo tua, è un lavoro collettivo, e questa è una cosa che ad oggi, possiamo dire 2024, nel 2024 è difficile da sentire da una rapper soprattutto, molto, no? Sì. È strano, no? Sì, sì. Con le derive, diciamo, individualiste, esatto, e anche di ego, sì. Non è... però sì, cioè, alla fine... cioè, per come mi approccio alla scrittura... so di non essere mai da sola quando scrivo, cioè è impensabile questa cosa qua. Ogni relazione, cioè pure in una canzone che si chiama Individui, dico, noi non siamo individui, siamo relazione, no? Eppure poi è difficile, anche quando arrivi a una certa consapevolezza di questo tipo, riuscire a smantellare totalmente l'individualismo che abbiamo dentro, col quale siamo cresciute noi tutte persone in questa società. Però appunto ogni mia relazione, ogni interazione che il mio corpo e la mia mente possono avere con altre persone, con altra vita, anche con le animalità, ogni discussione, ogni assemblea, ogni momento alla fine è un momento dinamico, è multiplo, plurale, non è mai separato, singolo. Quella alla fine è un'illusione, no? E quindi ogni volta che poi vado a scrivere, non sto scrivendo soltanto io, ma sto scrivendo insieme a quella persona con cui ho fatto questo discorso, sto scrivendo insieme a quella persona che mi ha sorriso per strada e mi ha dato così un briciolo di amore, sto scrivendo insieme a quella persona con cui ho pianto l'altro giorno, sto scrivendo insieme ad una persona con cui non ho mai parlato ma mi è arrivato tutto il suo dolore, ed è per questo che appunto poi è di tutto. Io c'è poi questo inghippo dell'io, io no? Però poi rilascio, a me piace pensare pure a una, cioè il fatto che siano in qualche modo anche modificabili o interagibili, insomma, le rime, le canzoni che vado a fare, appunto perché non mi piace essere, cioè fare una cosa che sia chiusa, che sia mia, soltanto mia personale, appunto perché uno sarebbe un'appropriazione indebita da una parte, e dall'altro, cioè, così come molte altre forme d'arte, no? E quando mi ritrovo a scrivere e poi a far sentire alle altre persone, non è tanto appunto, sì, ho fatto questa canzone, ciao, ma appunto per, al di là del che cosa ne pensi a livello magari tecnico o melodico, che può avere una sua importanza da un certo punto di vista, però quello che più mi piace è la sensazione che arriva e vedere, sentire le persone che mi vengono a dire mi sono ritrovata in questa cosa che hai scritto, questa cosa che hai scritto mi ha fatto piangere. Una volta una ragazza mi ha detto ho provato un sacco di tristezza che volevo chiudermi in un angolo a piangere e allo stesso tempo volevo uscire e spaccare tutto. Che è quella sensazione magari con cui avevo scritto quella con cui mi ero messa a scrivere, no? In connessione.
Ed è bello poi quando arrivano arriva queste, proprio quello, no? Queste risposte. Anche perché la musica per me è un mezzo, sia, no, come abbiamo detto prima, di liberazione, di emancipazione, ma anche per fare ponti comunicativi, per riuscire a comunicare quello che magari con una prosa o con un'altra forma d'arte non è lo stesso, non tanto per fare delle classificazioni o meno, appunto non è lo stesso, dà altre sensazioni, da altre risposte, da altre anche conseguenze, no? E quindi è troppo chiederti se ci fai anche così a cappella live, ci fai sentire qualcosina a tua scelta, ovviamente. Mia scelta. Allora, visto che sono un po' lontano dalla Calabria, posso fare quella appunto che ho dedicato non solo alla Calabria in generale, quanto alle persone che stanno rimanendo nonostante tutto, nonostante una delle frasi più usate e abusate, no? Ma del sud in generale sia quello: non c'è niente. A Cuda non c'è niente. No, non c'è niente. Però non c'è niente. Cosenta, aspetta, Lamezia, aspetta. Non c'è male. Ci siamo tantissime persone, potremmo fare tante cose, però, esatto. Però non c'è niente. Quasi come no, se dovessimo aspettare un salvatore, sì. Che venga a darci qualcosa da fare. Quando basterebbe magari riuscire a rompere certe dinamiche, parlare di più, fare di più noi. Però appunto la vedo alle persone che rimangono, che provano a resistere, che cercano di trovare delle alternative a tutto il cemento che continua a soffocarci, e, che diciamo sognano di fare qualcosa giù in Calabria, così come in Sicilia, in Campania, insomma. In quel mezzogiorno un po' dimenticato da tutti, ma con fatto ma non sta da per noi. Passare forse l'autonomia, non da noi, fortunatamente almeno. Autonomia differenziata. Mo che sta per passare anche l'autonomia differenziata, saranno colpi duri da assestare e soprattutto da affrontare, visto che ovviamente il Sud ne pagherà le maggiori conseguenze. Purtroppo è la verità, non è niente di nuovo, diciamo, è solo che ci stiamo avviando verso questi già la tempi. Situazione non è quella che non è molto buona, ecco. Cioè fa abbastanza paura, fa abbastanza rabbia, no? Vedere poi per il fatto anche della, una tra tutte, la sanità pubblica che è stata già smantellata negli anni, e vedere anche le persone a cui vuoi bene che non hanno possibilità di curarsi o che se ne devono andare fuori. E ora lasciare tutto in mano tra privati e se la vedrà la regione, come se anche se c'era pure un altro pezzo, magari vi faccio. Dimmi, pure quell'altro, fai tutto quello che vuoi. Questa qua si chiama Calabria mia, come stai? Provo a farti la base così. Vai no vai se no arrivo in differita, quindi scusa. Sto dentro ad una farsa, attacco un Titan. La verità è scomparsa, Majorana. Implodo come il Titan, persi gli equilibri qui su Gaia. Questo malessere di Nania, inutile sperare che scompaia. Accumulo rancore per ogni pagina letta, per ogni giorno trascorso in mezzo a questa merda. Che per quanto loro parlano, dicendomi che è bella, non mi convinceranno neanche dandomi una fetta io. Quella torta non la mangio, è piena di veleni, tipo i terreni crotonesi di Montedi Sonnedeni. Sognano di scariche in cui mettere i miei sogni, bruciarli bene per poi farci i soldi. Non dimenticare quello che hanno fatto al mare. Non dimentichiamo quello che hanno fatto al mare. Non dimentichiamo quello che hanno fatto al mare. Non dimenticare, non dimenticare quello che hanno fatto con i rifiuti fino ad oggi. Sommersi come il latte sa fare con i biscotti. E so imparato qualche cosa dalla geologia e che anche con l'amianto si possono fare i monti. E Calabria mia, ma come stai? Io sto come te, cioè piena di guai. Di ipocriti e falsi pronti a rovinarti, che da noi umani ed animali vogliono solo strapparti. E Calabria mia, ma come stai? Io sto come te, cioè piena di guai. Non ti lascerò se non mi lascerai. Hai già perso troppe figlie, un'altra ancora non la perderai, no.
Boh, questa è la prima parte. Anafem! La seconda gli ho dato un tocco un po' più, diciamo, dialettale. Vogliamo sentirla. Vai. Picchiavo un impeller e dopo un buffettone. Preparo trattamenti duri, picchi sti pacione. Hanno pochi spicci mentre li collini lione. A vera mi stare buoni no guagione. Di gira ni cogione. Solo chi li picchi sordi sa che non c'indè. Saccio fare i nenti, io faccio come te. Come sti pellizzoni che io non saccio come fanno ponti. Vanno al processo però poi sono tutti assolti. Che cazzo ti sconvolgi che tanto è così che va. Niente di sano qua fra nemmeno la sanità. 18 ne hanno chiusi di ospedali tempo fa, la bocca poi la chiudono, solo per omertà. Sai che il padrone in Calabria ha sempre ragione, perché c'è un sistema clientelare in tutta la regione, lo spopolamento qua ha motivazioni certe. Sarà più facile per loro per sfruttare queste terre. La metina del Tergada, la mia strada già segnata da come sta città è nata, capisci che qua la chiesa di potere è satanata, capisci che qua la mafia non può essere estirpata, si è istituzionalizzata. Calabria, come stai? Io sto come te, cioè piena Pina di di guai. guai. Ipocriti e falsi pronti a rovinarti, che da noi umani ed animali vogliono solo strapparti. E Calabria mia, ma come stai? Io sto come te, cioè piena di guai. Non ti lascerò se non mi lascerai. Hai già perso troppe figlie, un'altra ancora non la perderai. Grazie Bravissima. Anafem, grazie. Grazie No, bellissimo perché appunto, cioè, a parte bellissima in generale, ma quando l'ho sentita, perché l'ho sentita su Instagram, l'anteprima pure. sono saltata in aria quando hai detto la parte dei terreni Terreni, crotonesi, sì. no? Perché se lo sono dimenticato un po' di persone che Esatto. qua abbiamo i terreni ancora combinati malissimo, siamo la zona più radioattiva di tutta la Calabria, o d'Italia in realtà, però facciamo finta che chiudiamo il cerchio alla Calabria. Va bene, Maya. Volevi farci sentire Tra l'altro, qualcos'altro per piccolo caso? aneddoto per questa frase. L'ultima volta che mi sono esibito a Cosenza c'era anche una ragazza di Crotone che poi mi viene a dire: guarda, a me l'hip hop non piace. Ti ho ascoltata e adesso un po' mi piace. Grande, grande. E soprattutto io, comunque grazie di aver parlato di Crotone. Wow. E ho detto, vabbè, dovevo più che altro, nel senso, Certo, anche questo non è era necessario. collettività, è collettività, no? Purtroppo appunto non è neanche l'unico, diciamo, ma anche Cosenza è caratterizzato dalla ex Legnochimica e altre Sì, certo. bellissime aziende che hanno rovinato il territorio e che tuttora ancora le persone che abitano comunque nei territori circostanti ne stanno pagando le conseguenze. E creano Diciamo che comitati, quelle proprio persone lì. tra caratterizzate. Quelle persone che abitano nelle zone lì della Legnochimica hanno anche avviato un sacco di comitati cittadini per fare presente questa cosa. Purtroppo però non, le loro domande non vengono accolte, le loro richieste non vengono accolte. Ma volevo chiederti, Maya, c'è qualche appuntamento dove possiamo sentirti che ci vuoi dire, vuoi condividere con noi e con tutti i nostri ascoltatori? Allora, per il momento in Calabria non ho altre date o mi sono, diciamo, né organizzata né proposta, però mi hanno chiamata da Roma, delle amicizie, delle compagne, e il 19 aprile sarò lì a Roma, insieme a, tra l'altro, a Filo Sottile. Per me è un grande onore, soprattutto è troppo bello essere nella stessa, diciamo, serata tra le artiste, insieme a Filo Sottile. E quindi il 19 aprile a Roma, Save the sarà ad date. Acrobax, a quanto capito dovrebbe essere ad Acrobax la festa. Comunque vi aggiornerò. Però sì, il 19 sarò lì a Roma. Sui E dove possiamo trovarti sui social? social per il momento c'ho un profilo Instagram che si chiama col nome di Cyborganofem, Cyborganofem, che è un po' un miscuglio per andare a riprendere le teorie del manifesto cyborg di Donna Haraway, e poi un'intersezione tra femminismo e anarchia, quindi Anafem. E poi c'è un canale Telegram che se mi contattate appunto sui social, cioè su Instagram, vi mando il link.
Grazie mille Maya per essere stata nostra ospite e soprattutto grazie a voi. È la nostra prima puntata e non potevamo aprire in maniera migliore. Questo è D'Arte e Di Parte, noi siamo Iole, Federica e salutiamo Maya e la ringraziamo tantissimo. Ciao! Ciao! Ciao!